Ora vediamo qual è la formula particolare per calcolare la capacità elettrica di una sfera di metallo. Infatti, mentre questa formula è generale, è la definizione di capacità elettrica e vale per tutti i conduttori metallici di qualsiasi forma, invece questa formula è particolare e vale soltanto per le sfere di metallo. La si ricava semplicemente applicando la definizione generale, dividendo la carica che si trova sulla sfera diviso il potenziale superficiale che nel caso particolare di una sfera sappiamo che è dato da questa espressione KQ su R, dove R è il raggio della sfera. Quindi semplifichiamo, volendo al posto della costante K scriviamo 4π greco epsilon e ricordiamo che la costante dielettrica assoluta di un materiale è data da quella del vuoto per quella relativa del materiale. In questo caso la costante dielettrica relativa del materiale non è quella del metallo, ma è quella del materiale isolante nel quale la sfera è eventualmente immersa. Se la sfera è immersa nel vuoto o nell'aria, sappiamo che la costante dielettrica relativa vale 1. Se invece la sfera è immersa in un altro materiale isolante, come per esempio l'acqua distillata, allora la costante dielettrica relativa, nel caso dell'acqua distillata, per esempio, vale 80. Se la sfera invece è immersa, per esempio, nella plastica, nella ceramica, nell'acetone, nell'alcol o in altri isolanti, sia solidi che liquidi, che gassosi, allora la costante dielettrica relativa è quella del materiale isolante in cui la sfera metallica è immersa. L'effetto del materiale isolante è quello di polarizzarsi. Come si vede in questo disegno, le molecole del materiale isolante tendono a orientarsi in modo tale da rivolgere la loro polarità, in questo caso negativa, verso la sfera perché la sfera è positiva. E così facendo effettuano queste molecole dell'isolante una specie di schermo alla carica elettrica che sta sulla sfera. Questa specie di schermo fatto dall'isolante è quello che riduce il potenziale sulla superficie della sfera. Riducendo il potenziale sulla superficie della sfera a parità di carica Q, la capacità della sfera aumenta. Infatti vediamo che la capacità della sfera è proporzionale, questo è il simbolo di proporzionalità, alla costante dielettrica relativa del mezzo isolante. Quindi più il materiale isolante è un materiale polare, cioè che si polarizza in questo modo, e più fa aumentare la capacità elettrica della sfera. Per esempio, una sfera di metallo immersa nell'acqua distillata ha una capacità elettrica che è 80 volte superiore alla capacità elettrica che avrebbe la stessa sfera se fosse nel vuoto o nell'aria. L'altro parametro importante che incide sulla capacità elettrica di una sfera è il suo raggio. Come abbiamo visto prima, le dimensioni contano, lo sappiamo. E quindi più una sfera è grande, grande raggio, e maggiore è la sua capacità elettrica. Ritroviamo le stesse cose scritte in questo file, dove si considera prima una sfera metallica isolata, vuol dire lontana da altri conduttori, perché la vicinanza di altri conduttori poi va a modificare la capacità di un oggetto di metallo, di una sfera metallica in questo caso. Questa è la definizione generale di capacità elettrica. E con i passaggi che abbiamo visto prima troviamo questa formula, capacità elettrica di una sfera di metallo. Più grande la sfera, maggiore la sua capacità di accumulare la carica elettrica mantenendosi a un basso valore di potenziale superficiale. Se la sfera è immersa in un isolante di costante dielettrica epsilon, allora la capacità diventa questa formula qua. La polarizzazione dell'isolante fa aumentare la capacità elettrica della sfera. Quindi, in conclusione, la sfera metallica ha una grande capacità elettrica se sono verificate due condizioni: se è grande, quindi ha un grande raggio, e se è immersa in un isolante molto polare come l'acqua distillata, che ha una costante dielettrica relativa di 80-81 volte, e quindi fa aumentare tantissimo la capacità elettrica della sfera.